alcune questioni che sono di merito locali, io magari non ho neanche, come dire, le competenze per poterle affrontare. Ci sono altre questioni invece di carattere un po' più generale, ma su una in maniera specifica mi soffermerò, è della vertenza della TRV, cioè, ma più in generale sulle questioni, come dire, di scenario dentro le quali noi siamo. Dicendo anche, lo dico in premessa, che siccome non sono abituato a, come del resto tutti noi, quando facciamo le assemblee, siamo abituati a dire le cose che pensiamo, quando siamo d'accordo e quando non siamo d'accordo. Fatta questa breve premessa, una prima questione. Io l'ho detto stamattina al direttivo della FIOM. Io penso che nel rapporto con lavoratrice e lavoratori bisogna essere onesti. Bisogna dirsi sempre la verità, anche quando questa non ci va bene. Io penso che sulla vertenza della TRV, e parto da questa perché secondo me è emblematica di una vertenza che ha a che fare col territorio, ma fatemela dire in maniera un po' più esplicita, anche su come sta andando complessivamente la questione industriale del nostro paese. Io l'ho detto ai compagni e vi assicuro che non è facile dirlo avendo fatto, come dire, tutte le analisi possibili, ma la verità è che sulla vertenza della TRV noi siamo stati sconfitti. È stata sconfitta su quella vertenza la FIOM a tutti i livelli, compreso io che facevo e seguivo la vertenza da un punto di vista nazionale. E credo che la prima cosa da fare in queste situazioni è assumersi le responsabilità, quando si fa una vertenza, delle conseguenze che quella vertenza ha. Vi assicuro che le abbiamo provate tutte. In particolare lavoratrici e lavoratori ancora oggi, ma allora, hanno tenuto aperta una vertenza che era chiusa dall'inizio. E sapete perché era chiusa dall'inizio? Perché è passata un'idea nel sistema politico e nella convinzione anche, fatemela dire così, sociale del paese. Cioè che quando un'impresa decide, non c'è nessuno che possa mettere in discussione la scelta che un'impresa fa. Guardate bene, la scelta di un'impresa può essere una scelta anche di carattere, tra virgolette, intesa come positivo. Penso a quello che sta succedendo e che ho vissuto direttamente nel corso di questi ultimi mesi nella vicenda che ha visto la, tra virgolette, reindustrializzazione dell'area di Melfi, nello stabilimento di Melfi. Provo a mettervelo in parallelo perché solo così riesco a spiegare cosa sta succedendo. Cioè, noi siamo stati a un tavolo ministeriale che abbiamo conquistato con l'avvertenza dei lavoratori dentro lo stabilimento, a partire da una giornata, dentro la Confindustria su questo territorio, in cui l'azienda faceva intendere, ma non dichiarava, che aveva deciso la chiusura dello stabilimento. Ma non lo dichiarava perché questo determinava dei passaggi successivi. E addirittura imputava al tavolo ministeriale, alle lavoratrici e lavoratori, la scelta di chiusura determinata dal fatto che i lavoratori avevano deciso a un certo punto, giustamente, di scioperare e di rendere visibile